Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo nuovo video della mia seconda categoria ad obiettivi. Oggi ci troviamo al centro sportivo Grillo per affrontare i Blue Devils. Settima giornata di campionato, noi siamo a 10 punti mentre loro stanno a 6 punti. Una partita molto importante per continuare la striscia positiva di vittorie che al momento sono 3. Mi hanno parlato bene di questa squadra, è una squadra costruita per vincere il campionato, più o meno come noi, quindi sicuramente sarà una partita tesa in cui si giocherà molto a calcio. Ricapitoliamo un po' gli obiettivi insieme. Come vedete dalla grafica, io sono a 16 stelle sulle 60 totali, mancano 4 stelle al primo premio, infatti oggi darò il massimo per sbloccare un numero maggiore di obiettivi, ma soprattutto darò il massimo per dare il mio contributo alla vittoria per la squadra. Adesso faremo delle interviste al mister, alcuni ragazzi, cercheremo di intervistare anche i ragazzi dell'altra squadra, vi mostrerò un po' gli spogliatoi e prepartita e poi entriamo in campo. Dai! Abbiamo preparata insieme al mister per cercare di fare quanta più bella figura possibile, perché sappiamo di affrontare un avversario forte e niente, proveremo a vincere sicuramente. La nostra stagione parte con gli obiettivi di una squadra che vuole lottare per i vertici, però purtroppo al momento la classifica non dice questo, recita altro, e quindi speriamo di risalire presto la china e cercare di raggiungere posizioni più ambiziose. Allora, abbiamo fatto una buona settimana, devo dire la verità, devo essere soddisfatto perché i ragazzi hanno lavorato bene. Noi dobbiamo solamente non sottovalutare i nostri avversari, stiamo cominciando a prendere consapevolezza della nostra forza, siamo una buona squadra, lo stiamo dimostrando, ora tocca a noi però diventare cinici e portare 3 punti a casa ogni domenica senza soffrire troppo. Loro sono una buona squadra, hanno dimostrato comunque di fare bene durante quest'anno e io ho avuto possibilità di conoscerli anche negli anni passati, so che sono un buon gruppo. Non hanno raccolto quello che meritavano forse durante l'inizio del campionato, ma non dobbiamo, come dicevo anche prima, sottovalutare la gara, perché può portare delle insidie che non possiamo assolutamente, diciamo, non tenere conto. La partita l'abbiamo preparata facendo i nostri soliti 2 allenamenti con intensità, dividendo la parte atletica il martedì e il giovedì la parte tattica, e quindi siamo arrivati ad oggi che è domenica, a questa partita, sempre con i soliti buoni propositi prima di una partita. Sì, la squadra avversaria è a pochi punti da noi, quindi comunque non ci possiamo concedere questo passo falso, e è importante fare punti, è importante anche giocare bene come comunque il nostro mister ci sta insegnando di settimana in settimana. Per quanto riguarda questo campo, qui c'è un piccolo aneddoto riguardo la nostra squadra, che 4-5 anni fa facemmo la prima partita a livello non ufficiale, però fu la prima amichevole della nostra storia, e finì 3-2 con gli amici dello Sporting Camaldoli che giocavano in casa qui. Quella partita partirono i titolari Giovanni Calzone, Daniello, oltre a me, e il primo gol della nostra storia lo fece proprio Giovanni Calzone, quando di Calzone ne avevamo soltanto uno. Cominciamo a prendere consapevolezza del fatto che, anche se è un gruppo formato quest'anno per una buona parte, siamo un gruppo forte, no? Noi guardiamo sempre tanto agli altri, quello che fanno, hanno vinto, hanno perso, quello è alto, quello è basso, quello è forte. Noi siamo un gruppo forte per questa categoria, siamo un gruppo che ha l'obiettivo, e io l'ho detto dal primo giorno, abbiamo l'obiettivo di andare a fare almeno i playoff quest'anno. L'unico limite che abbiamo è noi stessi, Sono le giornate in cui noi entriamo in campo senza genio, noi entriamo scocciati, entriamo con meno grinta, entriamo addormentati, qualcuno magari vuole fare quello che pensa e non ascolta quello che abbiamo fatto e abbiamo lavorato tutte le settimane. Sappiamo quello che dobbiamo fare, poi lo facciamo a volte peggio, a volte meglio, ma abbiamo identità di squadra. Per questo non ci spaventa più la squadra forte, è Montecalvar, è Bagnolese, è chi sia, non ci interessa. Noi facciamo tutte le partite allo stesso modo e le andiamo a vincere le partite. Se prendiamo consapevolezza siamo forti, e sono gli altri che lo guardano a noi. Sono gli altri che dicono: guarda, mi ha benissimo con cui giocare, guarda, dobbiamo giocare contro di loro. Prendiamo coscienza che si preoccupano gli altri, che andiamo noi a giocare a casa loro. Cominciamo così oggi. Daniele a porta, i difensori centrali sono Iraci centro-sinistra, Milito centro-destra. Terzino a destra comincia Giorgio, a sinistra Starita. In mezzo Falcone fa il play, mezzo sinistro gioca Antonio Calzone, mezzo destra Di Rosa. In attacco giochiamo con punta centrale Gifuni, alla sinistra Crispo, alla destra Angioletto. E cominciamo così. Raga, appena siete pronti, primi 11 a fare attivazione, e diamo una mano a Daniele a scaldarsi. Andiamo!
Ciao ragazzi, sono Cristian Sassone ed oggi commenterò questo match valido per la 7ª giornata di campionato. La Virtus Belsito viene da 3 vittorie consecutive ed oggi cercheranno di trovare altri 3 punti. Ci troviamo al campo Nuovo Grillo, dove la Virtus Belsito sfiderà i padroni di casa, i Blue Devils. La squadra di Mister Postiglione scende in campo con il 4-3-3. Migliaccio tra i pali, difesa 4 composta da Capitan Variale, Mileto, Irace e Astarita. A centrocampo troviamo Falcone, Di Rosa e Calzone Antonio. In attacco ci saranno Crispo e Calzone Angelo, al supporto dell'unica punta Gifuni. Riusciranno i ragazzi ad ottenere altri 3 punti importantissimi per la corsa alla vittoria del campionato? Vai, cerchiamo di non interrompere la striscia di vittorie positive, che al momento sono 3. Facciamo così ne diventano 4. Poi, come ho detto prima, facciamo parlare i piedi e non la bocca, mi raccomando. Giochiamo a calcio, che è quello che sappiamo fare noi, ok? Al mio 3 Belsito. 1, 2, 3, Belsito! Dai, 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 dai! È tutto pronto per l'inizio di questo match. Batte la Virtus Belsito e si comincia. Falcone, lancio lungo a cercare subito Astarita. Ancora Falcone, altro lancio lungo, perfetto, verso Simone Crispo che aggancia in modo magnifico. E allora avanza il numero 9, palla verso Astarita. Cross verso il centro, c'è la chiusura di un difensore e sarà calcio d'angolo per la Virtus Belsito. Prova ad avanzare la formazione di casa con il numero 8. Attenzione perché c'è Di Rosa a combattere per la palla. Gifuni la riesce a riconquistare. E allora avanza il numero 7, combatte con un difensore, ancora Gifuni. Bravissimo in questa occasione, la palla è verso Crispo. Conclusione alta, sopra la traversa, nulla da fare. Ancora la Virtus Belsito con il numero 10, El Flaco, Andrea Falcone. Grande apertura qui verso Crispo, di prima verso Antonio Calzone. No look, di nuovo verso Crispo. Allora prova ad accentrarsi il numero 9. Tunnel ai danni di un avversario, ancora Crispo, conclusione altissima. Non trova la porta qui l'attaccante della Virtus Belsito. Ancora la Virtus Belsito, sempre con Falcone. Palla larga a cercare Angelo Calzone. Attenzione, c'è il tocco verso Variale. E allora prova a ripartire qui il numero 10 della squadra di casa, atterrato da Cristian Di Rosa, che si prende un cartellino giallo, ma evita danni peggiori per i suoi. Crispo controlla la palla, la cede a Di Rosa, la conclusione deviata. Attenzione perché c'è Gifuni e c'è la risposta del portiere che mette palla in calcio d'angolo. Calzone prova a puntare un avversario, ma c'è la chiusura del numero 6, allora prova a intervenire Variale che va a vuoto e allora riparte velocissimo il numero 10 della squadra di casa. Attenzione perché c'è Mileto a disturbarlo e si trascina la sfera sul fondo. Prova a ripartire la difesa dei Blue Devils, ma c'è Calzone che disturba e allora Gifuni di prima a cercare nuovamente Angelo Calzone. Il tiro, la risposta del portiere, attenzione perché la palla resta giocabile per Gifuni. Di ritorno verso Di Rosa, tenta la conclusione il numero 85, palla che finisce larga sul fondo. Calcio d'angolo per i Blue Devils. La palla è verso il centro a cercare un compagno che poteva fare sicuramente di meglio. Palla che finisce sul fondo. Brivido qui per la difesa della Virtus Belsito. E rimane a terra anche un giocatore. Calzone. Ancora Angelo Calzone. 1-2 con Crispo. La palla è di ritorno qui verso Crispo. In area di rigore. Crispo, Crispo, Crispo. Il tiro deviato. Palla in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Andrea Falcone. Cross verso il centro, Gifuni! Brivido per la difesa dei Blue Devils. Ma non trova lo specchio della porta. Gifuni, ancora Falcone, ancora il numero 10, sempre lui. Altra grande apertura a cercare Antonio Calzone. Aggancia qui il numero 8 della squadra ospite. E allora avanza Antonio Calzone. Palla verso Gifuni, gran colpo di tacco a ritrovare Calzone. La conclusione! Che sfiora di poco la traversa, ma non trova il vantaggio per i suoi. Antonio Calzone, grande fraseggio qui tra Calzone e Gifuni. Riparte la Blue Devils con il numero 11 che adesso ha campo davanti a sé. Ancora Mileto a disturbare, trova l'intervento vincente. Palla in calcio d'angolo. Ancora i Blue Devils attaccano nuovamente sulla fascia di sinistra. La palla è verso il numero 10 in area di rigore. Ancora lui, la conclusione che termina larga sul fondo. Falcone, altro lancio lungo a cercare Gifuni, che prova a controllare di petto ma non riesce. Però combatte per la palla e riesce a riconquistarla. Variale, apertura verso Antonio Calzone. Controlla qui il numero 8.
Gran cross a cercare Angelo Calzone, che non ci arriva però, la palla resta giocabile per Astarita. In area di rigore se la porta sul destro, conclusione che termina alta sopra la traversa. I Blue Devils sono in zona d'attacco, ancora con il numero 10, la palla è giocata verso il centro, attenzione perché resta giocabile per il numero 9, sponda verso il numero 17, grande intervento qui del nostro portiere Migliaccio. Prova a ripartire ancora la squadra di casa, lancio lungo a cercare il numero 21, cade a terra qui Irace, attenzione la palla è verso il centro e c'è un grande intervento di Mileto che dopo questo scontro rimane a terra ma salva comunque la porta dei suoi e termina qui la prima frazione di gioco, reti inviolate in questi primi 45 minuti. Andiamo adesso negli spogliatoi a sentire le parole del mister. Allora, non stiamo facendo bene, diciamo le cose come stanno. Lo stiamo facendo bene perché in un campo così stretto c'è da muovere la palla A più velocemente, B giocare meglio nell'ampiezza. L'ampiezza la prendiamo poco, la stiamo prendendo un po' perché abbiamo Astarita in piede invertito, un po' perché il gioco sta bloccato dal bici che è forte e fa dello spazio alle spalle, quindi un pochettino dobbiamo stare attenti e un pochettino abbiamo il problema al piede invertito. Nel momento in cui non riusciamo a giocare quelle sia in ampiezza come facciamo in genere, perché il campo è molto stretto, perché non la muoviamo veloce, siamo lenti a muoverla, o con la mezzala o con l'ala, boh, piede invertito, piede stesso, c'è tutto, un po' più la figlia sta palla in mezzo, c'è poco spazio, o la muoviamo molto molto veloce o non riusciamo ad arrivare. Su un campo così stretto mi aspetto che facciamo a porta 500 oltre a fuori area fino a mo zero. E lo spazio ci sta, si imbucata non ce ne fotte, non ci sta questo campo oggi a fare questo imbucato l'ultimo momento. Davanti noi siamo molto più forti di loro, se arriviamo a giocare con i tre attaccanti, con gli inserimenti non ci pigliano mai, però ci stiamo arrivando troppo poco, ci arriviamo con una giocata che ci dimostra che non sono così forti dietro. Se arriviamo con questa palla alta alle spalle del terzino vuol dire che non hanno questa qualità nella lettura della giocata. Ci arriviamo sempre con Vittorio, la devi mettere alle spalle prima per Crispo, muove l'Angelo. Dai, aiutare, entrare, dai, forza! Dai, arbitro! È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo e si comincia! Gestisce palla la squadra di casa con il numero 6. Lancio lungo a cercare un compagno. Ancora Andrea Falcone. Palla larga verso Gifuni. Di prima verso Crispo, attenzione c'è un intervento ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Rimane a terra qui Crispo. Ancora il Blue Devils in zona d'attacco, grande lancio qui a cercare la punta. Finta in tre di rigore, ancora il numero 9, lui contro tutti, la conclusione, palla che si spegne sul fondo. Calzone, la palla è giocabile per Barone, Crispo la tocca al dietro verso Antonio Calzone che tenta la conclusione deviata, palla che finisce in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Giuseppe Barone. Cross verso il secondo palo Irace! Cosa si è divorato qui il numero 33 che poteva fare sicuramente meglio. Non regala la gioia del vantaggio ai suoi. Calcio di punizione, siamo da distanza ravvicinata sul punto di battuta Gifuni. Parte Gifuni! Palla alta sopra la traversa, nulla da fare. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Virtus Belsito, ma riesce a intervenire un difensore. E allora riparte Iacolare che ha campo davanti a sé. Iacolare contro tutti, risalta tutti, ancora Iacolare in area di rigore. Iacolare! Gol magnifico del numero 10. Non è riuscito a intervenire nessun difensore della Virtus Belsito e porta in vantaggio i suoi. Iacolare al minuto 67. E dunque, Blue Devils 1, Virtus Belsito 0. Ha segnato Iacolare. Parte allora sul risultato di 1-0 il match. Falcone finta su un avversario e allora avanza il numero 10, prova a saltare un altro, ancora Falcone contro tutti, riesce a intervenire qui un difensore. Provano a ripartire i Blue Devils, gran lancio qui a cercare il numero 9, c'è Daniello che combatte con lui, ancora il numero 9, il tiro Daniello deviato e sarà rimessa dal fondo per la Virtus Belsito. Lancio lungo a cercare Simone Crispo, interviene un difensore ma c'è Angelo Calzone che recupera tutto, atterrato ma per l'arbitro l'intervento è regolare, allora ripartono i Blue Devils, atterrato anche in questa occasione Iacolare,
ma l'arbitro in questa occasione fischia calcio di punizione. Proteste da parte dei giocatori della Virtus Belsito sull'intervento su Angelo Calzone. Astarita, palla centrale verso Calzone, riesce a intervenire un difensore, recupera però la sfera Antonio Calzone, la palla è verso il fratello Angelo Calzone che punta l'avversario, lo salta, entra in area di rigore, ancora Angelo Calzone, il numero 22, palla verso il centro, ancora Calzone, ma riesce a chiudere la difesa dei Blue Devils. Lancio lungo a cercare un compagno, interviene nuovamente la difesa dei Blue Devils, Irace prova a saltare un avversario che però riesce a recuperarla, ancora Irace, Astarita combatte qui con il numero 7 che però recupera, palla larga a cercare nuovamente Iacolare, Astarita combatte con lui ma riesce a saltarlo Iacolare, palla verso il centro, attenzione resta giocabile per il numero 17 che tenta la conclusione che però finisce alta sopra la traversa, rimessa laterale, palla a cercare un compagno, Daniello combatte, entra ancora in area Iacolare, la palla è verso il centro, ma cosa si è divorato qui? Il numero 7 che non trova la rete del doppio vantaggio, infermabile in questa frazione di gara Iacolare, Astarita prova a far ripartire suo, il lancio lungo a cercare Calignano che ora può avanzare, il numero 77 da Virtus Belsito, protegge palla, atterrato e sarà calcio di punizione, siamo nei pressi del calcio d'angolo, sul punto di battuta Antonio Calzone, parte il numero 8 e al minuto 81 chi se non lui, Antonio Calzone trova la rete del pareggio per i suoi, quarta rete in campionato per il numero 8 della Virtus Belsito, segna sempre Antonio Calzone. Giovanni Calzone, lancio lungo a cercare Crispo, perché la palla resta giocabile per Antonio Calzone, ancora lui, la palla è verso Crispo, Crispo salta un avversario, il tiro deviato, attenzione perché la palla resta giocabile però per Giuseppe Barone, ma riesce a intervenire un difensore, lancia lungo Calzone, cross a cercare Calignano, esce benissimo qui il portiere dei Blue Devils, palla in calcio d'angolo, Sassone, palla verso Calignano, spizza di testa a cercare Crispo, atterrato in area di rigore, protestano ma l'arbitro dice che l'intervento è regolare e sarà calcio d'angolo per la Virtus Belsito, sul punto di battuta nuovamente Barone, parte Barone ancora sul secondo palo, nuovamente Race che neanche in questa occasione trova la spizzata vincente, palla sul fondo, prova a ripartire nuovamente Iacolare, velocissimo, combatte con Daniello, attenzione perché c'è un errore qui di Daniello, l'intervento di Migliaccio e sarà calcio di rigore per i Blue Devils, nuovamente il protagonista qui Iacolare, prova ad intervenire in scivolata Migliaccio che atterra l'avversario e l'arbitro non ha nessun dubbio, sul punto di battuta si presenta il numero 5 Tipaldi, parte Tipaldi, freddissimo dal dischetto, portiere da un lato, palla dall'altro, ha segnato Tipaldi al minuto 89, porta nuovamente in vantaggio i suoi e dunque Blue Devils 2, Virtus Belsito 1. Prova l'avanzata la Virtus Belsito ma non riesce a controllare la starita, palla, un fallo laterale, calcio d'angolo, battuto corto. Prova a perdere tempo la squadra di casa e sarà calcio di punizione, atterrato ancora una volta Iacolare e sarà calcio di punizione per i Blue Devils. Sul punto di battuta proprio Iacolare, calcia in porta, non riesce a controllare Migliaccio e c'è la rete del 3-1 al minuto 93, ha segnato Alvino che regala la vittoria ai suoi e dunque 3-1 per i Blue Devils al minuto 93. Poteva fare sicuramente meglio qui Migliaccio. E finisce qui il match sul risultato di 3-1 per i Blue Devils. Nulla da fare, si interrompe la striscia di vittorie della Virtus Belsito che questa volta escono sconfitti e non riescono nella rimonta. Andiamo adesso a bordo campo da Simone Crispo a sentire le parole del migliore in campo.
Quindi ragazzi, purtroppo oggi abbiamo perso 3-1, risultato un po' immeritato perché comunque il primo tempo ci siamo mangiati tanti gol, anche io personalmente. Purtroppo in queste partite decidono molto gli episodi, e appunto a noi una punizione, a loro un calcio di rigore. Sono sicuro che potremo rifarci, però comunque non abbiamo giocato benissimo. Primo tempo soprattutto, come ho detto prima, siamo mangiati un paio di gol. Antonio migliore in campo per noi, migliore in campo per nella sconfitta, per non prendere nessuno. Come l'hai vista? Stavolta? Un po' disordinati al centrocampo, e quindi solo palle lunghe, faticavamo là davanti. Simone comunque ha giocato bene, là di sponda, non poteva andare in profondità, che è il suo punto forte. Poi qualche errore in difesa ci è costata la sconfitta. Sì, come ho detto, la partita comunque è fatta di episodi, quindi l'hanno avuto i loro due a favore, tra il primo gol, che è quello iniziato a correre, vabbè, comunque bel gol del 10, complimenti. Detto questo, non ho sbloccato nessun obiettivo, perché comunque non ho segnato, non abbiamo vinto, e quindi resto a 16 stelle sulle 60 totali, ancora me ne mancano 4 per sbloccare il primo premio. Detto questo, adesso testa bassa e pedalare, bisogna mettersi martedì e giovedì durante l'allenamento un po' più concentrati, anche se venivamo da una striscia positiva di 3 vittorie, purtroppo l'abbiamo interrotta. Restiamo quindi a 10 punti, come potete vedere dalla classifica, mentre loro vanno a 9 punti, quindi si sono anche avvicinati a noi. Detto questo ragazzi, se non lo siete, iscrivetevi, lasciate tanti mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, vai you.